Ciao, sono Francesca Fusarpoli. Oggi colgo l'occasione per parlare di gratitudine. Qualche giorno fa sono stata in ospedale, come puoi vedere da questo cerotto, per fortuna nulla di grave. Oggi, ho quindi deciso di parlare di gratitudine e di un piccolo esercizio che mi ha cambiato la vita. Devi sapere che fino all'età di 18 anni ero sempre arrabbiata, anche per le cose più banali, ed era come se stessi vedendo il mondo con delle lenti scure, e tutto mi sembrava negativo. Poi ho gradualmente cambiato punto di vista. Purtroppo un amico di scuola si è ammalato di tumore ed è venuto a mancare dopo circa 6 mesi. Questa esperienza mi ha fatto capire tanto, ma soprattutto mi ha fatto capire che avevo tutto ciò che una persona potesse desiderare, eppure ero insoddisfatta. Ho capito che vedere sempre il negativo delle situazioni e delle persone è una condizione mentale che fa vivere male e non porta a nulla di produttivo. Volevo essere grata per la mia vita, per la mia salute e per la mia famiglia e non dare mai nulla per scontato. Da lì ho iniziato a leggere molto per migliorare la mia vita e smettere di essere insoddisfatta. Ho capito che c'è un esercizio molto potente che ci permette di vedere il mondo in modo positivo. L'esercizio è il seguente. Devi prendere un oggetto che ti appartiene, che ti infonde felicità o semplicemente simpatia, meglio se piccolo, in modo da poterlo portare con te. Può essere un braccialetto, una foto, un piccolo soppellettile, qualsiasi cosa. Ogni giorno osservalo e dedica 5 minuti del tuo tempo per esprimere gratitudine verso qualcosa o qualcuno. Io porto sempre con me questa pietra e tutte le volte che metto la mano in tasca mi ricordo che è la mia pietra della gratitudine e mi ricordo che devo essere grata per qualcosa. Oggi, per esempio, l'ho presa in mano varie volte e ho ringraziato per la mia salute. Nonostante questo imprevisto, voglio ringraziare la salute perché sto guarendo ed in generale godo di buona salute. Sembrano cose banali, ma non è così. Ti esorto quindi a ringraziare per qualsiasi cosa. Ringrazia per la tua famiglia, per la tua salute, per avere del cibo, per avere un tetto. Ringrazia, per avere delle gambe, per poter camminare, per avere delle braccia, per avere degli occhi con i quali puoi osservare. Grazie per poter sentire, grazie per poter comunicare e così via. Ringrazia per qualsiasi cosa. Vedrai che col tempo sentirai che avrai bisogno di ringraziare sempre di più. Questo esercizio diventerà per te facilissimo e soprattutto noterai che arriverà un momento in cui essere grato non sarà più uno sforzo, ma diventerà qualcosa di naturale. Ricapitolando quindi, trova il tuo oggetto della gratitudine, osservalo, toccalo e portalo con te. E 5 minuti al giorno dedica il tuo tempo per ringraziare qualcosa. Se ti è piaciuto questo video, metti il like, iscriviti al mio canale, continua a seguirmi su questi link. Come sempre, buon lavoro e un bacio, a presto!